Salve a tutti amici di Digital Games, io sono sempre il vostro WD e oggi siamo tornati nella nostra Shader Survival di Minecraft. Oggi ragazzi, come leggete dal titolo, è una puntata particolare perché, come avrete potuto capire, sono riuscito a trovare dei diamanti. Ora, piccola premessa ragazzi, ho trovato dei diamanti perché mi sono ricordato di guardare un attimo su F3. Come potete vedere, il livello in cui stiamo scavando è il livello 11. Ora, mi sono informato un po' meglio e il livello in cui è più possibile, cioè più possibile, il livello in cui è più probabile trovare dei diamanti, più che livello 11 è livello 12. Io che cosa ho fatto? Ho detto proviamo a scavare un attimo a livello 12, non penso ci sia tutta questa differenza, ma insomma proviamo a scavare. E quindi ragazzi, mi sono messo qua dentro, proprio dove avevo già anche scavato, e ho detto proviamo a salire di un blocco. Sono salito di un blocco e non so per quale strana magia, ragazzi, guardate che cosa ho trovato. Ho trovato un giacimento enorme di diamanti, quindi da adesso in poi io penso di scavare sempre a livello 12. Quindi ragazzi, è una cosa che ho imparato col tempo, anche se dalla 1.0 che ci gioco, ma lasciamo stare insomma. Prendiamoci subito tutto il nostro diamante, vediamo quanto ce n'è un casino ragazzi. Vediamo se ce n'è qualcosa in più intorno. No, sembra di no ragazzi. Però sicuramente procederò a scavare da questa parte se sentite suoni di telefoni e il mio messaggio. Cioè sono i miei messaggi. Va bene ragazzi, allora già che ho tre stecche, cioè tre bastoncini, io direi di fare, tra l'altro 5 diamanti sono, cioè, perfetti ragazzi. Io direi di farci subito qua il piccone. Il piccone di diamante, ragazzi, il nostro primo piccone di diamante. Dai ragazzi, che figata, è un upgrade della serie, stupendo. Quindi ragazzi, senza tornare in superficie, io vado velocemente, intanto che ci vado, vi faccio vedere cosa ho combinato per trovare diamanti, ragazzi. Cioè ho fatto cunicoli, roba, cioè ragazzi, ho bucato veramente metà del mondo. Qua ho fatto veramente un casino, ho fatto grotte. Lasciate stare ragazzi, è veramente, stavo per perdere le speranze, era una frustrazione assurda. Tra l'altro ragazzi, non ho raccolto gli smeraldi perché volevo farlo velocemente con voi, solo che adesso non li trovo più. Eccoli qua, l'ho trovato, un altro smeraldo qua. Poi vediamo da queste parti, mi sembra ce n'era un altro. No. Comunque ragazzi, ho trovato un bordello di smeraldi e una cosa strana, però li ho trovati. No, mi ricordo c'erano degli smeraldi da queste parti, ma non, adesso non mi ricordo. Ce ne sono altri tre ragazzi, sicuramente, almeno altri tre. Vediamo se erano di qua. Allora questi li ho già, ah no, eccoli. Un altro. E poi ne avevo trovati altri, però non mi ricordo dove ragazzi. Vabbè, poi li cercherò. Comunque altri due smeraldi. Cioè ragazzi, abbiamo più smeraldi che diamanti, eh. Non so se capite. Comunque mi perdo qua sotto per andare a prendere un po' di ossidiana ragazzi, e ci vediamo una volta che ho raccolto tutta l'ossidiana necessaria. Ok ragazzi, dovrebbero essere tutti, ne ho presi 14. Tra l'altro avevo anche già 4 pezzi, mi pare, da qualche parte. Però vabbè, ci serviranno per fare altre cose. Ragazzi, sono veramente felice, non sapete quanto, di vedere quanto scava veloce questo piccone. È veramente una vita che cercavo questi diamanti e finalmente li ho trovati. Quindi andiamo velocemente a casa, perché voglio farvi vedere, prima di costruire il nostro portale. Sa che è buio fuori, sì, che ficata ragazzi. Voglio farvi vedere come ho sistemato la stanza delle chest. Dei creeper, c'è un casino di gente ragazzi. Perché non vi fanculizzate tutti insieme? Grazie, guardate che bella la nostra torre di notte. Non so se avevo già avuto l'occasione di mostrarvi quanto era figa la nostra torre di notte. Cioè guardate, ma poi con questo cielo, cioè, veramente un'atmosfera bellissima. C'è un Enderman, ragazzi, c'è un casino fuori, c'è un casino, non lo guardo nemmeno. Via, subito. Anche la nostra stalla molto, molto bella, illuminata. Si dovrebbe vedere anche la cupola sottomarina da qui, si intravede un po', ma poco importa. Allora, dormiamo velocemente. Attendiamo un po'.
Non sono andato a questo episodio al muro delle cose da fare perché non mi pare di dover aggiungere o togliere niente, poi controlliamo. Comunque ragazzi, allora, qui c'è la nostra entrata, guardate un po' che come ho sistemato, a me mi piace un casino. Allora, qui avevo intenzione di bucare qui e bucare qui e mettere due zucche con... le due zucche illuminate, via. E qui sotto, ragazzi, guardate un po' che figata. Cioè, non so se vi rendete conto. Allora, qui ho chiuso con i mattoncini, come mi era anche stato consigliato, è molto bello. E qui ho lasciato con la pietra normale, perché mi piace un po' questo effetto. Guardate quanto è figo l'effetto con questa lava che scende. È veramente bellissimo. Poi avevo intenzione di mettere tutti i cartelli qui davanti alle ceste, perché penso si possa fare. Qui ho sbagliato perché devo spostare tutto di uno, ma poi insomma lo farò, non importa. In modo che rimanga un blocco vuoto qui e un blocco vuoto qui. C'è un Enderman da qualche parte, lo sento. Io non so se lo sentite voi, ma io lo sento. Speriamo non sia nei dintorni. Vabbè, comunque, mettiamo a posto i nostri diamanti. Allora, l'ossidiana ce l'abbiamo. Dobbiamo mettere a posto i diamanti, ne abbiamo 4. Ci possiamo fare sia il tavolo degli incantamenti e sia qualcos'altro. Gli smeraldi, ragazzi, abbiamo 6 smeraldi. Io nella mia vita non mi è mai capitato di trovarne così tanti. Quindi fate un po' voi. Allora, ci serve della selce e del ferro, se non sbaglio. Forse si faceva col ferro. Poi adesso vediamo subito. Poi, ragazzi, vi devo chiedere un consiglio. Ve lo chiedo subito, facciamo il nostro, esatto, il nostro acciarino, mettiamo a cuocere il fottuto ferro, tra l'altro qua ce n'è un po', vabbè, lasciamolo. Allora, se noi spostiamo questo camino, che è largo 3, e lo mettiamo qui, viene preciso. Il problema è che a me mi piace parecchio il camino da questa parte, perché la canna fumare mi piace parecchio farla lateralmente, cioè molto più carino come effetto. Al di là di rimettere i mattoncini qui dove c'è questo legno, cosa facciamo qui? Facciamo una bella mappa del mondo, la attacchiamo qua, o non so, qualche struttura, qualcosa di... non lo so, ditemi un po' voi, fatemi sapere. Quindi, posiamo assolutamente il piccone di diamante, ma assolutamente, lo mettiamo al posto suo, ossia qui dove vanno tutte le armi barra armature. Sì, portiamoci un arco tanto per e 18 frecce. Ok, posizioniamo tutta la nostra roba qui e ragazzi siamo pronti per andare nel Nether. Ok ragazzi, siamo pronti. Io direi di farlo qui al centro come l'altra volta, lo facciamo un blocco più indietro. Anzi, se no facciamolo al centro, facciamolo al centro. Allora, scaviamo due blocchi così. Perfetto. Così. Uno, due. Adesso come faccio? Così. E così. Perfetto. Meglio di così. Non poteva andare. Così, che lo facciamo proprio bello, intero, proprio, insomma, figo. E ragazzi, questo è il portale del Nether. Si presenta veramente molto bene sotto la nostra cupola sottomarina. Allora, mi avanzano anche 2 ossidiani, ok. Ragazzi, entriamo e vediamo come sarà questo Nether. Sì, però, ok, fermiamoci qua. Impresa compiuta, lasciate ogni speranza. Ok, dove sono? Dove? Wow, si sta... che casino. Si sta generando il mondo. Allora ragazzi, intanto che si genera il mondo, togliamo la shader, perché altrimenti non si vede niente. Ve lo dico io, fidatevi. Allora, intanto che si genera il mondo, vediamo un po' se vediamo fortezze. Sembra di... oh sì, quella cos'è? Spero sia una fortezza. Da questa parte non so. Vabbè, poi ce ne occuperemo sicuramente prima o poi. Siamo spawnati su una piattaforma volante, mi sa. Che bellezza. Sì.
Io vorrei raggiungere un po' di quella glowstone. Magari la vado a cercare. No, comunque non è una fortezza. Ragazzi, la vado a cercare e intanto ne approfitto per prendermi anche un po' di questo quarzo che ci servirà. E niente, ragazzi, ci vediamo quando ho raccolto tutta la glowstone necessaria. Ok, ragazzi, stiamo tornando. Tra l'altro è un bellissimo Nether perché è veramente molto bello da vedere. Solamente è difficilissimo raggiungere la glowstone. Ne ho presa un bel po', abbiamo tipo 1, 2, 3 stack, 17. Mi sono preso anche uno stack preciso di quarzo, proprio senza farlo apposta, qui è bellissimo perché potremmo costruirci qualcosa, una struttura per, diciamo, per limitare i danni una volta entrati. Ho rischiato veramente tanto perché c'erano due o tre ghast che mi scassavano, però ho preferito, insomma, lasciar stare, non farvelo vedere perché altrimenti, insomma, diventa una cosa impegnativa. Allora, adesso che abbiamo accesso al Nether, sicuramente nei prossimi episodi vedrete qualcosa, diciamo, delle modifiche grafiche, sicuramente poi vi farò vedere. Ah già, devo mettere la shader. Giusto. Ok, ecco, questo è il nostro mondo, ragazzi. Una volta che faremo altri episodi, ragazzi, vedrete modifiche grafiche che farò off camera, insomma, vi farò vedere piano piano tutto quello che ho fatto. Qui è sempre buio, logicamente. Logicamente. Andiamo in casa, dormiamo e siamo pronti, ragazzi, per andare a farci il nostro bellissimo faro. Quindi, ragazzi, presi tutti i nostri materiali, dobbiamo procurarci, infatti mi ero anche scordato, le palle di slime che in teoria dovrebbero nascere nella palude. Quindi io mi ricordavo che qui nella vecchia zona c'era una palude, quindi io aspetto che arrivi notte e vediamo se troviamo qualche palla di slime. E insomma, una volta fatto questo, speriamo non mi si rompe la barca. Ok. E una volta fatto questo avremo tutti gli ingredienti per fare il nostro bellissimo faro. Eccoli, ragazzi, ne ho appena visto uno. Eccolo qua, ci dovrebbe bastare una palla sola. Droppatemela per favore. Droppatemela perché ci manca che... Ah, ok. Una giusta me ne hanno droppata. Fantastico, veramente fantastico. Vabbè, comunque una ce ne serviva. Quindi sappiamo dove venirli a trovare. Magari ci faremo anche una farm prima o poi. Ma giusto... c'è una caverna. Ma giusto prima o poi. E niente, ragazzi, io tornerò a casa e iniziamo a fare il nostro fantastico faro, che finalmente era una vita che volevamo farlo, adesso possiamo tranquillamente farlo. Eccoci, ragazzi, che torniamo, il nostro porto fantastico. Qui vediamo come... Ok, vabbè, mi si è distrutta, ok. E ragazzi, ne approfittate anche per raccogliere qualche fiore che ci servirà per fare dei coloranti, insomma. E niente, crafto tutto quello che serve e ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, è un nuovo giorno, possiamo andare tranquillamente a iniziare il nostro faro. Tra l'altro ho visto che ha dorato tutto il grano e sono, diciamo, hanno finito di produrre tutte le varie farm, quindi dovrò anche occuparmi di questo. E qui devo mettere il pane. Ok, credo di avere tutti gli ingredienti, diciamo, tutti i materiali per fare il nostro faro. Io direi che possiamo farlo da questa parte. Qui sopra, proprio questa montagnetta, dovete sapere che il mondo l'ha generata appositamente per fare il nostro faro. Quindi togliamo tutto, perché è perfetta, ragazzi, è perfetta per fare il nostro faro. Quindi, allora, vediamo di prendere bene le misure. Avevo intenzione di fare una cosa così. Qui di 3. Qui di 3. Ok. Dovrebbe tornare. Ok, allora la base è questa, poi si stringerà sicuramente. Non è una cosa, non è una cosa molto larga e deve essere un faro, ragazzi, non deve essere un, come dire, un castello, quindi nel senso lo facciamo a forma di faro. Spero che mi basti tutta la pietra, probabilmente no. Però in tal caso io vedrò di arrivare dove riesco ad arrivare e noi, ragazzi, ci vediamo sicuramente dopo.